Ben trovati amici e amiche di 09TV e mi auguro che abbiate trascorso una serena domenica baciata dal sole di questa primavera che sta per arrivare. E a proposito di primavera, quando a volte si parla di questa stagione, mi rivolgo anche ad Alessandro Biamonte, consigliere comunale di Priolo Gargallo, che è qui con me buonasera. Questo pomeriggio. Tante volte si parla anche di elezioni ed è proprio questo il caso, perché c'è il rischio concreto, in base ad una sentenza del CGA, che si possa tornare a votare per quelle elezioni dell'ottobre del 2012 che consegnarono all'ARS quelli che sono gli attuali deputati regionali di Siracusa, deputati che qualche tempo addietro Live Sicilia definì fantasmi, disse: si aggirano forse dei deputati fantasmi in questo periodo per i corridoi dell'ARS alla luce della sentenza che ha impugnato la convalida degli eletti? Che cosa è accaduto? È accaduto che l'onorevole Pippo Gennuso, che per una manciata di voti non fu eletto in quelle elezioni dell'ottobre 2012, ha ingaggiato una vera e propria battaglia che poi si è conclusa in questa sentenza, per la quale lui oggi chiede giustizia, in quanto ancora oggi non è stata indetta alcuna data per il voto. E noi abbiamo proprio in linea con noi Pippo Gennuso, che salutiamo. Ciao Pippo. Ciao, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie caro, e sappiamo che ieri ti sei incatenato davanti al Palazzo di Giustizia e che la settimana entrante ti troverai addirittura all'ARS, davanti all'ARS, portando avanti questa forma di protesta, perché sostanzialmente ancora oggi Crocetta, il suo governo, i suoi uffici non hanno indetto alcuna data per il ritorno al voto in queste 9 sezioni. Lo ripetiamo per chi ci segue: 6 del comune di Pachino e 3 del comune di Rosolini, dove si dovrebbe ritornare alle urne. Sì, è proprio così. Io sono ancora in attesa che il Presidente della Regione indica le elezioni per andare a votare in questi due comuni. Già siamo al 35° giorno da quando è stata emessa la sentenza e ancora non ho nessun riscontro assoluto che questo Presidente della Regione possa indire le elezioni. Io ho portato avanti, già ho presentato un ricorso di ottemperanza. Significa che qualora lui non dovesse indire le elezioni nei termini stabiliti, ci sarà un commissario ad acta che andrà ad indire le elezioni per andare a votare. Questo in sintesi è la situazione. Siamo dinanzi a un Presidente della Regione che non ha nessuna, che lui è stato il paladino della legalità, non osserva le sentenze inappellabili. Pippo, questo che sta avvenendo non comporta il rischio che gli atti che in questo momento vengono prodotti da questi deputati, stante una sentenza che impugna la convalida della loro elezione, possano essere atti nulli? Ma ti posso dire solo una cosa, che qualora il Presidente della Regione non indicesse entro questa settimana le elezioni, io farò ricorso al TAR e domani informerò il Commissario dello Stato, perché impugnerò quelle leggi, quelle norme che già sono state approvate per quanto riguarda per fare decadere le province. Questo è un fatto sicuro, che io domani già farò una lettera al Commissario dello Stato dove lo informerò che a giorni presenterò un ricorso al TAR perché i sei deputati della provincia di Siracusa, a seguito di una sentenza del CGA, è stata annullata la proclamazione e pertanto attualmente non sono deputati in porta all'Assemblea regionale siciliana. Ti ringrazio Pippo, noi abbiamo tutto l'interesse per una informazione che voglia essere completa, innovativa nei confronti dei cittadini, di seguire con attenzione questa vicenda e quindi
Vogliamo avere un canale diretto con te anche nei prossimi giorni e speriamo presto anche di averti in studio. Intanto ti ringraziamo per questo intervento che ci hai permesso di poter fare per poter essere trasmesso il più possibile a coloro che seguono la nostra emittente. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie, buona serata. Bene, grazie, un saluto a Pippo Gennuso. Io accanto a me ho Alessandro Biamonte, giovane amministratore del nostro territorio, e subito commento con lui la gravità di quanto affermato da Gennuso, perché sostanzialmente il tempo sta scorrendo. Qualora un giorno ciò che afferma Gennuso dovesse corrispondere alla realtà e quindi diciamo il suo percorso dovesse portare anche ad una impugnativa di atti che in questo momento vengono prodotti, vedi per esempio quello che stanno legiferando sui liberi consorzi, tutto questo determinerebbe la nullità degli stessi atti, Alessandro. Certo, devo dire, Michele, che diventa abbastanza grave, soprattutto oggi comunque che non vi sono più valori saldi e le istituzioni non riescono a trasmettere più sicurezza agli stessi cittadini. Se dovesse essere così, come dice l'onorevole Gennuso, il danno continuerebbe ad andare contro gli stessi cittadini, perché ancora una volta si sentirebbero traditi da parte delle istituzioni. Nonostante che tutti i cittadini si domandano, ma allora oggi dobbiamo mettere anche in conto che un nostro voto poi non vada a buon fine e quindi non rappresenti come dire quella traduzione che si dovrebbe poi sposare con le elezioni del deputato scelto, e il cittadino mette in dubbio la qualsiasi cosa. Eppure, Alessandro, proprio la querelle è nel vivo, perché in realtà ciò che viene affermato da Pippo Gennuso viene anche contrastato dai sei deputati in questione, che addirittura insieme hanno prodotto una serie di perplessità che poi anche in maniera più evidente l'onorevole Bruno Marziano ieri con una nota alla stampa ha messo in rilievo, sostanzialmente ponendosi anche alcuni interrogativi, come per esempio: ma qual è il corpo elettorale che oggi dovrebbe tornare alle urne essendo passato oltre un anno e mezzo ed essendo anche cambiato questo corpo elettorale? E questa, come altre considerazioni sulle quali vogliamo proprio confrontarci con lui, che ci ha anche anticipato una serie di novità importanti che ci avrebbe detto nel corso di questo pomeriggio. Ce l'abbiamo in linea? Sì, sono in linea, sono in linea. Sì, buongiorno. Bruno, mi senti? Ti sento perfettamente. Bene, allora Bruno, qual è la posizione appunto che avete assunto e in generale i rilievi di cui tu parli da parte della struttura dello Stato nel rendere applicabile questa sentenza del CGA? Esattamente. Fatemi fare solo una considerazione personale e poi vi leggerò nel dettaglio i rilievi che l'avvocatura dello Stato, non i sei deputati impropriamente attaccati, dicono, ma l'avvocatura dello Stato. La prima considerazione è che questi gesti plateali dell'onorevole Gennuso sono una pressione indebita nei confronti della magistratura, perché tendono a violentare la decisione dei magistrati, sia di quelli penali che di quelli amministrativi. Quindi farebbe bene ad astenersi, perché sono censurabili sia dal punto di vista amministrativo che da quello penale. Ma passiamo ai rilievi. Cosa si chiede in buona sostanza? L'onorevole Gennuso, ovvero due suoi sodali, hanno ottenuto una sentenza che prevederebbe il rinnovo delle elezioni in sei seggi, di Pachino e in tre di Rosolini, partendo dal presupposto che ci sarebbero stati dei brogli. Ora è facilmente dimostrabile, intanto, che ove questi brogli ci siano stati, almeno 5 dei 6 deputati sono vittime e non colpevoli, vittime e non carnefici, innocenti e non possono essere sospettati. Io, ad esempio, che ho preso 0 voti nei seggi contestati, non posso avere mai praticato la scheda ballerina, mentre chi ne ha presi 319 o 600 potrebbe essere sospettato di averla praticata. Ma passiamo alle cose concrete. Cosa dice l'avvocatura dello Stato? Lo leggo esplicitamente. Sì. Lo dice in un ricorso con cui chiede come deve attuare questa decisione così strana dal punto di vista della giustizia amministrativa.
Parto dicendo che questa vicenda rende oggi problematiche le modalità di esecuzione del decisum, anche e soprattutto alla stregua dei principi di rilevanza sostanziale processualistica, cioè dice che dal punto di vista processuale già è difficile adottare e eseguire questa sentenza, e lo spiega perché il giudice, con l'accoglimento del ricorso, avrebbe dovuto limitarsi a correggere il risultato delle operazioni elettorali, provvedendo a sostituire i candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto ad esserlo. E inoltre che spettava all'ente nella cui elezione si tratta comunicare agli interessati la correzione del risultato elettorale. E partiamo dalle cose bislacche che sostiene l'onorevole Gennuso, e cioè la decadenza dei deputati. Anche su questo l'Avvocatura dello Stato dice: gli effetti dell'illegittimità di quelle operazioni non possono in nessun caso eccedere dagli ambiti entro i quali le irregolarità si sono ipotizzate e conclamate. È inconfutabile che l'annullamento nei detti limiti dell'operazione non può estendersi oltre i confini nei quali è pronunciato, per cui allo Stato il suo dictum, cioè quello del Consiglio di Giustizia Amministrativo, non è neanche idoneo a paralizzarne l'attività dell'Assemblea regionale nei limiti delle proclamazioni annullate. Allo Stato, cioè, gli organi chiamati ad eseguire la pronuncia ritengono incontestabile la legittimazione dell'Assemblea nella sua attuale composizione a proseguire le sue attività istituzionali senza alcuna immediata refluenza del decisum su validità e legittimazione. Grazie, dell'ordine Bruno, del suo complesso. Ti ringrazio, Bruno. Ma anche, mi come senti? Vedete, c'è una tale stringente opposizione alla possibilità di eseguire questa sentenza bislacca che bisogna adesso lasciare decidere gli organi della giustizia amministrativa. Esatto, quindi Bruno, perdonami se riprendo un attimo la linea, quindi anche per trasferire nel miglior modo possibile il messaggio a coloro che ci seguono. Punto principale di ciò che tu hai letto è che non c'è nessuna illegittimità dell'attività che attualmente è in corso da parte dei deputati regionali siracusani, sì, che furono eletti nello stesso. E non lo diciamo noi, lo dice l'Avvocatura dello Stato. Quindi il fatto che la legge sulle province sarebbe illegittima ne chiederà l'annullamento. Stia sereno, Gennuso, stia sereno, aspetti la decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sulle modalità con cui eseguire questa sentenza. E addirittura io dico sulla possibilità di eseguirla, perché poi nella stessa ricorso è indicata una serie di criticità quanto una casa che riguardano l'elettorato passivo, cioè coloro i quali si devono ripresentare agli elettori, e ancora più gravi per quanto riguarda l'elettorato attivo, cioè coloro che materialmente i quali dovrebbero votare. Andare al voto. Chiarissimo, Bruno. Io quindi, e non le dico io, ma le dice l'Avvocato dello Stato, l'Avvocatura dello Stato previa riunione, non quindi un singolo, ma tutta l'Avvocatura dello Stato. Ti ringrazio, Bruno, sei stato chiarissimo e ci hai permesso di sentire attraverso la tua voce sostanzialmente quella che è l'altra campana su questa vicenda rispetto alle posizioni dell'onorevole Gennuso. Grazie. Finisco solo dicendo che siccome il ricorso è atto pubblico, quando e se qualunque cittadino lo volesse, noi siamo parte interessata, glielo possiamo fornire per la lettura con i loro occhi. Eccellente strumento di informazione ai cittadini, ci terremo in contatto, Bruno, su questa vicenda. Grazie, un saluto affettuoso. Grazie mille, grazie a voi. Bene, è importante, Alessandro, quello che noi abbiamo ascoltato, anche perché in effetti rifletto insieme a te nel momento in cui si dovessero indire queste elezioni, quanto sarebbe difficile cercare di replicare le condizioni che furono allora nell'ottobre del 2012 per creare gli stessi presupposti oggi per tornare in quelle nuove sezioni.
se qualcuno oggi non c'è più perché è passato a miglior vita, non è più un elettore così come l'è stato nell'ottobre del 2012. Se dei ragazzi allora non avevano 18 anni e oggi ce li hanno, si trovano a votare in quelle sezioni, condizionano diversamente il voto. Quindi quello che effettivamente considera Marziano è interessante per chi oggi si trova a dover indire queste nuove elezioni e dire chi è il candidato, chi sono gli elettori di questi candidati. No, non vi è dubbio che è problematica la situazione, anche perché gli scenari politici cambiano. La campagna elettorale sarà totalmente diversa. La campagna elettorale, caro Michele, sarà totalmente diversa rispetto a ieri, perché vi saranno anche dei deputati o dei non deputati, ma che erano anche loro partecipi alle competizioni, che oggi non avranno più quella voglia della ricerca del voto, quella voglia condizionando in maniera anomala chiaramente anomala. Questa competizione elettorale. In quella occasione, Alessandro, in quella occasione, amici di 09 TV che ci seguite, abbiamo avuto anche un altro deputato siracusano eletto attraverso la procedura del cosiddetto listino di sostegno al presidente Crocetta, che è Marica Cirone Di Varco, che abbiamo qui con noi al telefono, giusto Marica? Ciao Michele, scusami per la voce, ma sono rauca. Bentrovata e noi ti ringraziamo doppiamente perché ovviamente prima di contattarti, essendoci già sentiti, sapevamo delle tue difficoltà e quindi evidentemente la tua disponibilità nei confronti nostri e di chi ci sta ascoltando è ancora più meritoria. E allora, qual è il tuo giudizio su quanto sta avvenendo sia nella sostanza ma anche nei modi spesso plateali in cui questa vicenda sta assumendo anche delle dimensioni molto particolari? Guarda, sui modi devo dire che non mi sorprende nulla da parte del signor Gennuso, che ci ha abituato anche in altre occasioni all'uso delle catene. Evidentemente ha qualche reminiscenza di lirici, di tragici greci, per cui il modello Prometeo incatenato gli viene in mente, quasi a volere suggerire la sua gigantesca personalità. Devo dire che su questa vicenda però, per quanto mi riguarda, essendo, come hai detto tu, è stata eletta nel listino, io sto prendendo posizione accanto agli altri deputati perché ritengo che bisogna fare chiarezza su un vulnus democratico grave che la sentenza del CGA ha segnalato, e cioè il fatto che, dice la sentenza, si è ricorso in quel seggi di Rosolini all'uso della cosiddetta scheda ballerina, e poi l'altra questione altrettanto grave, la scomparsa di schede elettorali avvenute nell'ambito del tribunale, cose che devono essere secondo me acclarate, di cui bisogna trovare con chiarezza le responsabilità e arrivare anche alle condanne. Dopo si potrà vedere chi è che deve andare, diciamo, a ripresentarsi, come bisogna andarsi a ripresentare, cioè sulla base di quale platea elettorale, perché anche questa è una questione che non è stata chiarita, che non è chiara. Quindi io devo dire, la mia posizione personale è questa: sto conducendo questa battaglia insieme a Marziano, Virciulli e Gianni, avendo preso 0 voti. Certamente non si può pensare che io sia stata in qualche modo interessata dalla scheda ballerina o sia complice di non si sa bene che cosa, ma la sto facendo perché penso che prima di andare a nuove elezioni, come sollecitate da Gennuso, si faccia chiarezza, perché il cittadino, chiunque, qualsiasi cittadino, quando va a votare deve essere sicuro di poter esercitare liberamente il suo diritto di voto. Grazie, altrimenti Marica. In questa provincia davvero non avremo più certezza di momenti elettorali.
Ti ringrazio per la tua disponibilità e mi dispiace insomma che ci siamo sentiti in questa occasione, che ti troviamo così sofferente, però sappiamo che non importa. È solo un punto di partenza per altre occasioni in cui avremo modo di confrontarci. Grazie Michele, grazie, buon lavoro, sei una persona come sempre attentissima e speciale, un abbraccio, grazie. Grazie, un abbraccio anche a te, grazie, interessantissimo ciao. Quanto sentito attraverso Marika, Alessandro, perché sono due aspetti secondo me che i cittadini che hanno desiderio di verità dovrebbero tenere sott'occhio. Uno è quanto accaduto al Palazzo di Giustizia, dove c'erano i plichi di queste nove sezioni, e questi plichi che dovevano essere riaperti per verificare effettivamente nel contenuto delle schede se i conteggi sono stati fatti nella maniera opportuna, ad un certo punto la prefettura non li ha potuti avere perché questi plichi sono scomparsi. E quindi questo fatto è un primo elemento che sicuramente per chi crede nella verità e nella giustizia lascia molte preoccupazioni. E l'altro, che diceva Marika, è la vicenda della scheda ballerina, cioè questa sentenza avviene perché la giustizia sostanzialmente dice sì, potrebbe esserci stato l'utilizzo di questa scheda, e come sappiamo è un fenomeno gravissimo perché si tratta di un elettore che esce, consegna la scheda precompilata e quello è chiamato ad andare lì e a votare così come gli è stato detto di votare. Perfetto, è proprio quello che dicevamo prima, comunque, che ancora di più il cittadino si trova davanti a uno sconforto non indifferente, perché tra l'accaduto delle schede che non si trovano più di fronte alla scheda ballerina, allora oggi il cittadino si trova a mettere in discussione il tutto, quindi può darsi che domani, oltre a non più a dare credito al politico, si metterà in dubbio anche lo stesso voto. E abbiamo con noi un deputato che ieri avevamo già contattato e che simpaticamente ci siamo ritrovati a verificare che si trovasse proprio a Pachino, quindi il dubbio era quasi che fosse già in campagna elettorale, il che non ci sorprende perché conoscendolo è uno che la campagna elettorale la fa sostanzialmente tutti i giorni dell'anno, quindi se è in linea lo salutiamo. Enzo Vinciullo, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, come stai Enzo? Bene, tu? Tutto bene, noi abbiamo sentito già due campane alternative tra di loro molto significative per ciò che hanno detto, che erano quella di Gennuso e quella di Marziano, e poi sulla posizione di Marziano Marika ha voluto sottolineare, Marika Di Marco intendo, anche tutte quelle vicende oscure che in questo momento non hanno trovato giustizia, legate alla scomparsa delle schede e all'ipotesi di un utilizzo della scheda ballerina tra Pachino e Rosolini. Enzo, cosa ci sai dire tu su questa vicenda? Ma allora, questa credo che sia una pagina bruttissima della storia, non solo della provincia di Siracusa, ma credo dell'intera Sicilia. Prima cosa, sette galantuomini, quali siamo noi deputati ancora in carica, veniamo mandati a casa perché sarebbe stato fatto uso della scheda ballerina. Ma gli autori della scheda ballerina, cioè i presidenti dei seggi, gli scrutatori, anziché essere arrestati come devono essere arrestati, io ritorno a chiedere il loro arresto immediato, sono ancora in libertà. Non solo sono in libertà, ma nessuno di loro ha avuto alcun avviso di garanzia. Ora, le cose sono due: o è stato fatto uso della scheda ballerina e non si capisce perché queste persone sono in libertà, o non è stato fatto uso della scheda ballerina e non si capisce il motivo di questa sentenza. Su questa vicenda non ci sono alternative: o c'è stato il reato e il reato va punito con l'arresto, o non c'è stato il reato ed è chiaro che è una sentenza ingiusta. Ma non solo devono essere arrestati gli autori materiali della scheda ballerina, noi chiediamo l'arresto immediato del mandante o dei mandanti, perché vedete, non è che i presidenti di seggio si sono immaginati di fare la scheda ballerina, se l'hanno fatta è perché hanno favorito qualcuno dei candidati. Dopodiché, l'assurdità di questa sentenza: viene mandata a casa l'onorevole Marziano, che in questi tre seggi ha preso 0 voti. Cioè l'onorevole Marziano è mandato a casa, ma non ha preso voti in questi seggi. L'onorevole Gianni ha bissato il risultato di Marziano, cioè non ha preso nemmeno un voto in queste sezioni.
l'onorevole Di Marco non ha preso voti, l'onorevole Bandiera ne ha preso 1-1-1, l'onorevole Zito ne ha preso 1-1-2, io ne ho presi in queste tre sezioni 16, l'onorevole Coltraro credo ne abbia preso 7-8. Allora, com'è possibile che l'onorevole Marziano abbia fatto uso della scheda ballerina se poi non ha preso nemmeno un voto? Com'è possibile che l'onorevole Gianni ha fatto uso della scheda ballerina se poi non ha preso nemmeno un voto? Seconda cosa, i dati di Pachino e di Rosolini sono stati esaminati da tre magistrati del Tribunale di Siracusa, i quali li hanno verificati. Nel caso della sezione 7 avevano notato che vi erano dell'anomalia, hanno preteso che si aprisse la busta e si accertasse quello che era successo. I tre giudici del Tribunale di Siracusa hanno certificato che non era successo nulla in queste tre sezioni. Bene, come fa il presidente del CGA, senza aver mai ascoltato i tre giudici del Tribunale di Siracusa, a dichiarare che è stato fatto uso della scheda ballerina? E allora dobbiamo immaginare che c'è stato un coinvolgimento anche dei tre magistrati del Tribunale di Siracusa in questa vicenda, che verificando le schede si sono resi conto di questi errori e hanno preferito tacere? Altra cosa, sono state rubate le schede. Bene, le schede non sono state rubate né a casa mia né a casa vostra né in un ufficio comunale. Le schede sono state rubate all'interno del Tribunale di Siracusa. C'è stata una dichiarazione del Presidente del Tribunale che ha detto che le schede erano andate distrutte in seguito a un'alluvione. C'è stata una dichiarazione di un soggetto politico che ha detto non è vero, sostanzialmente ha dato del bugiardo al Presidente del Tribunale, dicendo le schede non erano né sottoscala, le schede erano a secondo piano. Bene, se le schede, le buste contenenti le schede erano conservate a secondo piano, chi le ha rubate? Dove se le sono portati? Chi è stato ancora una volta il mandante di questo furto di schede elettorali? Perché vedete, lei, come dicevo, io ieri sera ero già a Pachino, a Rosolini, perché la campagna elettorale sono abituato a farmela tutti i giorni, ma la legge siciliana vieta assolutamente di ritornare alle urne. La legge 29 del 1951, all'articolo 61,2, vieta che si possa votare solo in alcune sezioni, e la legge prevede che in questo caso si deve arrivare ad annullare il risultato in quelle sezioni e a fare il riconteggio. Tant'è vero che il problema su cui anche alcuni deputati nazionali hanno dimostrato di avere assoluta mancata conoscenza o ignoranza delle leggi siciliane, è che intanto non è il Presidente Crocetta a dover determinare le elezioni, perché l'Assemblea regionale siciliana per statuto è inserita nella Costituzione italiana, è equiparata al Senato, e quindi deve essere l'organo di autogoverno dell'Assemblea a stabilire quando e come andare a votare. Ma la seconda cosa è che l'organo di autogoverno dell'Assemblea regionale siciliana non sa come andare a votare. Di conseguenza abbiamo chiesto all'Avvocatura dello Stato per sapere cosa fare. L'Avvocatura dello Stato ha detto io non so come comportarvi. Perché vedete, sempre questi due deputati di Forza Italia che ancora una volta hanno perso un'occasione per tacere, io vorrei capire, e lo vuole capire l'Assemblea regionale siciliana, chi vota? Coloro che sono già morti? Coloro che non avevano compiuto 18 anni di età? Grazie Enzo, questo aspetto l'abbiamo potuto già approfondire e abbiamo in effetti condiviso con coloro che ci ascoltano le perplessità sulla differenza del corpo elettorale attivo tra l'ottobre del 2012 e oggi, che è ragione anche del capire come e chi eventualmente dovrebbe essere richiamato alle urne. E vedo chi deve andare a votare. E ad esempio, a lei è stato mai notificato questo ricorso? A lei chi? A lei, dottore Michele Mangiafico. No, a me non l'hanno notificato, io non mi sento perfetto in campagna elettorale. No, qual è la differenza di voti fra lei e il secondo dei non eletti?
È il primo degli eletti della mia lista. No, fra lei il secondo degli eletti. E beh, sono parecchi. Parecchi quanti? 2000? Certo, almeno un paio di migliaia, Enzo. Questo, un paio di migliaia, ok. Quante persone andranno a votare in queste sezioni? Andranno a votare 8000 persone. E di conseguenza, se il suo avversario prendesse 2000 voti, lo scavalcherebbe. Enzo, e di conseguenza lei perderebbe il diritto ad essere il primo dei non eletti. Noi chiaramente abbiamo interesse in questa fase a far capire a chi ci ascolta quello che sta accadendo. No. Sì. Questo perché? Perché è un'altra richiesta che ha fatto l'Avvocatura dello Stato. Questo ricorso, dal momento che è rivolto solo e esclusivamente ai deputati della provincia di Siracusa, andava fatto a tutti i candidati. Perché vede, in questo momento Bandiera è deputato, perché Bastante è il primo dei non eletti. Ma se in questa campagna elettorale Bastante prendesse 800 voti, cosa che è possibile dal momento che c'è un corpo elettorale di 8000 persone, all'indomani dell'elezione Bandiera non sarebbe più deputato. Ma qualcuno ha notificato mai a Bandiera che corre questo rischio? Beh, è chiaro, qualcuno ha mai notificato? Queste sono tutta una serie di quindi, considerazioni per che... cui non ho così. Per cui di fronte a tutti questi che dicono si torni subito a votare immediatamente, legittimità, è chiaro che ci sono una serie di difficoltà legate a una sentenza che è originaria, mai avuta in Sicilia, e di conseguenza l'Avvocatura dello Stato, per conto della Regione, ha chiesto a CGA di dirci, me lo spieghi come dobbiamo votare, come fare, e quindi non c'è bisogno di incatenarsi, non c'è bisogno di fare polemiche, non c'è bisogno di chiedere protezione. È un fatto naturale. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto al CGA come comportarsi. Grazie Enzo. Io ovviamente sottolineo in questa vicenda che la maturità della democrazia sta nel riuscire a superare queste parentesi che a volte diventano troppo lunghe, e in questo momento, come hai anche sottolineato tu, non c'è assoluta chiarezza né su come si dovrebbe andare a votare, né sulla giustezza di quanto accaduto, né sulla veridicità di fatti che rappresentano pagine molto scure della storia di questa provincia, sia rispetto a quanto accaduto dentro il Palazzo di Giustizia, sia rispetto a quanto accaduto, evidentemente, se c'è stato, come dicono i giudici, l'utilizzo di una scheda che rappresenta sostanzialmente un delitto rispetto al sistema di voto e alla democrazia. L'augurio ovviamente che noi ci facciamo, e anche la ragione di questo appuntamento di 09 TV, è dare chiarezza ai cittadini, far capire come stanno le cose e soprattutto continuare a fargli dare fiducia alle delle istituzioni, che è la cosa più importante, perché di fronte ovviamente a interventi, tu puoi capirmi, che spesso sono in contrasto tra di loro, non è che il cittadino poi riesce a discernere esattamente chi ha la verità e chi non ha la verità, quindi subentra una confusione che fa male anche alle istituzioni. Io comunque ti ringrazio per il tuo intervento, perché abbiamo con noi prossimamente anche Stefano Zito, che abbiamo anche il desiderio di ascoltare. Ti abbiamo dato a lungo la parola proprio perché abbiamo sentito dalle tue parole che eri molto dovizioso, molto puntuale e quindi molto utile per quello che avrebbero ascoltato coloro che erano in linea con noi. Michele, grazie come sempre, sei straordinario in tutte le cose che affronti e che dimostri di avere grande capacità e grande intelligenza, un fatto che ti ho sempre riconosciuto. Anche questa nuova attività ti vedrà sicuramente il grande protagonista. Un abbraccio. E io comunque, così chiudendo ironicamente questa vicenda, era per dire, per ricordare a chi era intervenuto in maniera maldestra, che noi ci aspettiamo dal CGA però una decisione chiara, e questa decisione deve essere quella che il CGA deve parlare pure col Padre Eterno, fare tornare in vita coloro che purtroppo sono morti dal 28 ottobre dell'anno scorso a oggi, in maniera che possano ritornare a votare. Eri stato chiaro già nel precedente intervento su questo aspetto. Grazie Enzo, un abbraccio, buon lavoro. Buona giornata, buona giornata.
Bene, Alessandro, è stato molto corposo l'intervento di Enzo Vinciullo, ma io ho ritenuto importante lasciargli spazio perché andava nel merito di alcuni dettagli che poteva essere utile ascoltare da parte di chi ci sta seguendo. Devo dire che io sto trovando interesse di come tu stai portando avanti questa discussione e gli elementi importanti che stai dando ai cittadini, ma allo stesso tempo stai dando un nuovo messaggio, che non è solo il messaggio di fare chiarezza, come dicevi bene prima, tra quello che sta accadendo all'interno delle istituzioni, ovvero il Parlamento da una parte, deputati, e dall'altra parte abbiamo il Tribunale, CGA, ma stai mettendo accendendo il riflettore su un nuovo aspetto che fino alle interviste ascoltate in questo momento, che abbiamo ascoltato i deputati in carica, tranne uno che è Gennuso, vediamo che c'è una certa compattezza tra coloro che in questo momento hanno un ruolo all'interno della regione siciliana, quindi come se ci fosse una difesa d'ufficio, e questo è un nuovo aspetto, secondo me, da anche osservare, da studiare. E mi lascia pensare, perché abbiamo visto che ci sono anche degli schieramenti trasversali, perché abbiamo ascoltato Vinciullo da una parte, che oggi rappresenta la nuova Forza Italia, e dall'altra parte abbiamo Nuovo Nuovo centrodestra. Centrodestra, quindi anche la nuova Forza Italia, e dall'altra parte abbiamo Quello ascoltato che Marziano. la tua Quindi vedo che molte riflessione volte al di là dei colori politici riescono a trovare un... Mi stanno tutti piacerebbe insieme che questa compattezza si e riuscisse a questa cosa trovare sì. anche verso gli interessi del cittadino e del territorio. Quindi è un augurio che mi Questa faccio. tua considerazione, Alessandro, è vieppiù interessante perché rispetto a quanto tante volte accade e che ci vede anche come immagine all'esterno trasmessa un Movimento 5 Stelle che spesso ha una sua posizione ben delineata e distinta rispetto alle altre forze politiche, in questa vicenda, per esempio, proprio come dicevi tu, noi abbiamo trovato invece il deputato che è espressione del Movimento 5 Stelle, quindi Stefano Zito, in linea con gli altri sei, vale a dire i cinque eletti col sistema dei collegi provinciali, più l'eletta, la Cirone Di Marco, col sistema del listino di sostegno al Presidente Crocetta. Abbiamo, credo, proprio in linea in questo momento Stefano Zito, che potrà appunto spiegarci le ragioni che vedono questa compattezza e questo movimento all'unisono dei deputati espressi dal territorio secondo la proclamazione degli eletti successiva all'ottobre 2012. Stefano? Buonasera. Bene, un affettuoso saluto anche a te. Ti prego di poterci esprimere appunto la tua opinione e la ragione per cui come deputato, evidentemente anche come posizione vostra del partito, siete tutti sulla stessa posizione anche con gli altri deputati. No, sento piano. No, si sente piano. Proviamo a richiamarlo, si sente piano. Ascoltami Stefano, mi dicono dalla regia che abbiamo problemi di collegamento perché si sente piano la tua voce, quindi proviamo a richiamarti. Bene, allora, mentre nell'attesa cerchiamo insomma di tornare in linea con Stefano Zito, io appunto Alessandro ne approfitto per appunto approfondire alcune considerazioni con te su quello che potrebbe essere. Sì, Stefano, adesso io almeno ti sento bene, se dalla regia mi confermano. Allora diamo la parola a No. Stefano e poi approfondiamo successivamente. Quanto riguarda il ritorno alle elezioni, quindi non mi sono difeso né al TAR né al CGA, perché anzi andare alle elezioni per me non cambiava nulla, anzi poteva essere un pretesto per riscombinare un po' di nuovo tutti i giochi. Perché invece ho intrapreso questa azione assieme agli altri? Perché quando ho letto la sentenza del CGA, dove si parlava di una presunta scheda ballerina, e quindi forse un probabile anche con prevendita dei voti, perché la scheda ballerina presume che c'è qualcuno che fa uscire questa scheda e poi in cambio del voto poi dà qualcosa in cambio.
in più decadiamo, sì, perché appunto c'è stata... approfittiamo del taglio spesso di denuncia che caratterizza il Movimento 5 Stelle per spiegare meglio, proprio attraverso la tua voce, qual è il perverso e malefico sistema di questa scheda ballerina che sostanzialmente, è stato detto nella sentenza, è stata utilizzata in queste nuove sezioni? Sì, pare che sia così. La scheda ballerina come funziona? Qualcuno riesce a far uscire una scheda bianca dal seggio che viene dato a una persona che c'è fuori, a quel mafiosetto di turno che possibilmente sta fuori, prende questa scheda, compila lui la scheda e la dà alla persona che deve votare. Questa persona entra dentro il seggio, si fa dare, come solito il presidente consegna un'altra scheda bianca, entra dentro la cabina, sostituisce le due schede, quella bianca se la nasconde e consegna quella che invece è stata compilata appunto dalla persona che stava fuori. Dopodiché imbuca quella compilata ed esce fuori con la scheda bianca e in cambio ha i 50 euro o, non lo so, le leggende della zona sud parlano di frigoriferi o lavatrici o quant'altro. Comunque va un tornaconto, ecco. Che ci ascoltate di fatti gravissimi che devono destare l'attenzione dell'opinione pubblica, perché se non erro, Stefano, sostanzialmente la sentenza chiede di tornare alle urne perché certifica che questo è avvenuto. Che probabilmente, non essendoci state, le schede non sono state trovate per un presunto allagamento che è capitato al tribunale di Siracusa, è una distruzione di queste schede in maniera forse anomala, perché se non erro dovrebbero passare da una commissione particolare prima di essere distrutte, invece sono scomparse queste schede, non si sa che fine hanno fatto, quindi una serie di anomalie un po' particolari che a me hanno un po' toccato anche la mia dignità, perché nel momento in cui tu mi dici che c'è stato il gioco della scheda ballerina, ma nelle tre sezioni di Rosolini ad esempio io ho preso 4 voti in 3 sezioni, quindi dimmi tu io come avrei potuto fare la scheda ballerina. E scheda ballerina si presume che ci siano un bel po' di voti che girano, sicuramente non un voto in una sezione o zero in un'altra. E quindi lì ho deciso di difendermi, perché ho deciso di accendere più che altro i riflettori, perché a me il seggio del 5 Stelle è garantito, perché per lo scarto di voti che abbiamo, quindi non mi cambia a me assolutamente niente. Però considera che se c'è stato questo meccanismo perverso della scheda ballerina si potrebbe pure ripetere, e se non accendiamo i riflettori siamo tutti complici. E lì addirittura un voto potrebbe salire dai 30, 40, 50 euro, passerebbe quando è in una campagna, potrebbe essere in una campagna elettorale normale, lì essendoci dei seggi importanti potrebbe arrivare anche all'auticompensi, e allora lì le forze dell'ordine, la magistratura dovrebbe accendere tutta subito. Le tue parole, Stefano, che i cittadini dovrebbero prestare particolare attenzione al fenomeno della regolarità delle operazioni di voto, ed osservare questa vicenda anche probabilmente ben oltre la ripetizione del voto in queste nuove sezioni, perché c'è uno scarto così vicino, ben oltre, intendo dire, su fatti che sono secondo me di una gravità inaudita. Sì, decisamente. E questa potrebbe essere un'occasione, per quanto riguarda la zona sud, di rivalsa, di rivincita, perché se effettivamente, come dice questa sentenza, c'è questa presunta scheda ballerina che è stata fatta durante le elezioni del 2012, io penso che è uno scatto d'orgoglio da parte della gente di non stare più a questi giochi, ma reagire e denunciare, soprattutto una cosa che purtroppo non si fa, denunciare questi fatti gravissimi. È il ruolo che spesso, come noi abbiamo seguito anche su altre vicende di competenza regionale, tu hai cercato di esercitare attraverso il tuo impegno all'ARS, sul quale ovviamente, oltre che farti un applauso per la dedizione che ti sta caratterizzando,
ci auguriamo di poterti presto avere anche in studio per approfondire altri argomenti che ti hanno visto protagonista. Io con l'occasione ti ringrazio, Stefano, e ti auguro un buon lavoro. Grazie a voi, vi saluto, Ari. Grazie, bene, grazie. Abbiamo sentito Stefano Zito, adesso Alessandro noi ci sposteremo tra virgolette vicino casa perché stiamo per sentire invece una figura che non era tra i candidati ed evidentemente quindi non sarà nel corpo elettorale passivo nel caso in cui si torni a votare in quelle 9 sezioni, ma è il primo cittadino del comune che è il più vicino agli studi di 09 TV e quindi chiaramente c'è un affettuoso rapporto che ci lega a lui e parliamo di Antonello Rizza. Ormai è da parecchio che vivi un rapporto anche di collaborazione amministrativa con questo sindaco. Sì, abbiamo questo rapporto di collaborazione che è solamente orientato verso il benessere del cittadino e del territorio e si basa su una progettualità quotidiana, su idee che sono in continua evoluzione anche in base alla caratterizzazione del nostro territorio. Penso che sia in linea comunque. Benvenuto, sindaco. Antonello, ci senti? Sì, Michele, ti sento male, ma ti sento, ora meglio. Bene, Antonio, meglio, noi meno. Abbiamo avuto l'opportunità di sentire parecchi tra i protagonisti di questa vicenda che in misura sempre maggiore sta occupando le pagine degli organi di stampa e i commenti anche sul web. Chiaramente la vicenda è questa del ritorno alle urne delle regionali in 9 sezioni in base alla sentenza ispirata da un ricorso dell'onorevole Gennuso che per una manciata di voti non si trovò eletto nell'ottobre del 2012, un primo cittadino del nostro territorio, tra l'altro di uno dei comuni più importanti del nostro territorio, una figura di grande popolarità come la tua che ogni giorno tra l'altro si trova a combattere con i problemi pressanti che in mancanza di soldi sono sempre più difficili da affrontare per chi sta in trincea. Qual è con una battuta lo sguardo con cui tu stai osservando tutta questa vicenda? Ma io ti dico molto candidamente con grandissimo distacco, quindi non conosco molto bene i contorni della vicenda perché come hai detto tu i sindaci in questo momento sono come dire impegnati su altri fronti ben più importanti. Ho detto solo per una battuta in quello che sta accadendo in questo ricorso vinto, quando pare io sono sempre perché le sentenze vengono rispettate e fatte valere. Ovviamente c'è anche la ragione di chi subisce, quindi la deputazione che subisce sostanzialmente questo ricorso, che è giusto far valere le proprie ragioni. Per il resto dico, la guardo con un sereno distacco perché è impegnato ed altro, insomma. Bene, Antonello, io approfitto per cogliere l'occasione su alcune tematiche che sono state ispirate dalla tua amministrazione. Abbiamo avuto la possibilità nei giorni scorsi di fare alcuni approfondimenti perché sia i tuoi collaboratori ma anche gli uffici che ti curano la comunicazione sono sempre stati pronti nel comunicarci le iniziative spesso innovative del comune di Priolo. Ho piacere presto di poterti avere qui in studio di persona per poter approfondire con te il percorso in questa fase della tua attività amministrativa. Il piacere sarà mio, Michele, grazie per la possibilità che hai dato di aver potuto commentare tutto quello che accade quotidianamente su un paese delicato e sostanzialmente importante e che è attanagliato da mille problemi come il comune di Priolo. Buon lavoro allora Antonello e un abbraccio affettuoso da parte nostra. Grazie a te Michele, grazie a tutti quanti, buona serata. Alessandro, tiriamo le conclusioni. Le conclusioni, devo dire che come ti dicevo prima questa puntata di 09 TV sicuramente darà elementi in più in questa complessa vicenda che non dà comunque come dire dei chiarimenti ai cittadini ma nella disperazione assoluta dei problemi quotidiani aumenta ancora di più una realtà di conflittualità nello stesso cittadino.
abbiamo degli elementi in più di valutazione grazie a 09 TV, abbiamo capito che comunque che c'è un quadro chiaro, che è quello composto dai deputati, e dall'altra parte abbiamo l'onorevole Gennuso che combatte. Ora qui secondo me l'interpretazione sta ai cittadini, non vi è dubbio che io ho fiducia nelle istituzioni, soprattutto per quanto riguarda coloro che devono tutelare la giustizia, e mi riferisco ai magistrati, e spero che al più presto possa essere fatta luce in merito a questa vicenda che ormai è diventata anche alquanto antipatica. Grazie Alessandro, noi abbiamo il dovere di seguire questa vicenda con particolare attenzione e colgo l'occasione per trasmettere alcuni messaggi a conclusione di questa carrellata di interviste. Quale che possa essere il livello di qualunquismo e disinteresse che a volte raggiunge la nostra popolazione per la sofferenza che vive in momenti come questi, non c'è comunque dubbio che finché le regole del gioco si chiameranno democrazia, coloro che vengono chiamati a rappresentarci decidono sulle nostre sorti e quindi devono essere eletti attraverso la regolarità delle procedure che caratterizzano la loro elezione. Da questo punto di vista l'interesse più alto è quello che queste procedure avvengano nella maniera giusta e che non vengano bypassate per favorire impropriamente qualcuno, quindi il rispetto delle sentenze da una parte, ma dall'altra anche il riscontro della veridicità dei fatti così come sono andati. L'augurio è che il percorso che è in atto possa portare quanto prima a chiarezza e a restituire quel senso di fiducia nelle istituzioni che deve appartenere appunto a tutti noi, sia a chi cerca di svolgere un'attività di informazione, ma soprattutto al cittadino che deve sentire di essere rappresentato nella maniera più giusta e più opportuna, così come possa accadere in democrazia. 09 TV coglie l'occasione per salutarvi e ringraziarvi di averci seguito in questo nostro desiderio di informarvi su una vicenda così delicata e dei contorni così caratterizzati dal chiaroscuro, come avete potuto capire dall'intervento di chi abbiamo coinvolto, e chiaramente vi aspettiamo per i nostri prossimi appuntamenti. Grazie.